In questi prossimi giorni assisteremo alle ultime due giornate della fase a gironi di UEFA Nations League, la competizione internazionale dedicata alle sole nazionali del vecchio continente, giunto ormai alla sua terza edizione. Il primo match si disputerà nella giornata di mercoledì sera e si giocherà fino a martedì con le ultime gare del palinsesto che serviranno a decretare le quattro finaliste che si contenderanno il trofeo nella prossima estate e le varie fasi playoff, promozioni e retrocessioni tra le varie fasce A, B, C e D. In questo video andrò a fare il punto della situazione su questa competizione e a fornirti i miei pronostici per il fine settimana legati appunto anche ad un piano di money management, parlando soprattutto del gruppo dell'Italia che giocherà la sua ultima gara casalinga venerdì sera a San Siro contro l'Inghilterra. Ma prima di iniziare volevo darti il benvenuto in questo video sul mio canale YouTube. Se ancora non mi conosci, mi chiamo Luigi, sono un appassionato di calcio e di betting online e realizzo dei piani di investimento appunto legati al settore delle scommesse sportive, come quello che vedrai in questo video dedicato interamente alla Nations League. Allora, prima di tutto parliamo di strategia. Per i prossimi 6 giorni, ovvero da giovedì 22 a martedì 27 settembre, andrò a proporti due pronostici, il primo dalla quota più bassa che si aggirerà tra l'1,45 e l'1,75 e il secondo dalla quota più alta che andrà da la quota minima di 2 volte la posta al 2,20. Per quanto riguarda il pronostico più basso, andrò ad applicare la strategia dell'anti-martingala. Praticamente, partendo da un budget ben preciso, andrò a puntarci una percentuale ben delineata sui vari pronostici di giorno in giorno. Tutti i dettagli di questa tecnica, ormai iniziata mesi fa, li troverai sul mio canale Telegram con il link che ti lascio qui sotto in descrizione. Per quanto riguarda tutte le altre quote a raddoppio, io personalmente andrò ad investire 100 euro per approcciare ad un piano di gioco altamente speculativo con l'obiettivo di guadagnare il 13% netto sulla somma spesa centrando due pronostici su 6. Per calcolare le varie puntate utilizzerò il fermasaniello, una tecnica di money management più conosciuta del settore. Ma adesso andiamo all'interno del mio computer per analizzare il palinsesto dei prossimi giorni, decifrare i migliori pronostici e farti vedere come gestire la cassa con la mia tecnica di money management. Allora, eccoci su robet.it, andiamo ad analizzare insieme il palinsesto di giovedì 22. Giovedì 22 settembre ci saranno ben 10 gare, alcune dalle quote molto buone ed altre veramente da lasciare veramente perdere. Per quanto riguarda la mia partita base, ho scelto l'under 2,5 di Lituania Isole Faroe. Il perché è presto detto, perché comunque la quota è buona, 1,47, valida per la mia metodologia di gioco dell'anti-martingala, e anche perché comunque dalla ragione di classifica con la Lituania che è ultima a 0 punti con un solo gol fatto e 12 subiti, e l'Isole Faroe comunque a più 4 in classifica, l'Isole Faroe che con questa gara proveranno comunque a mantenere la posizione per quanto riguarda la loro League C, e la Lituania andrà comunque nei playout per quanto riguarda la League D e la League C. In questo incontro comunque vedremo pochi gol, un incontro magari molto equilibrato tra le due squadre, con l'Isole Faroe che proveranno comunque a vincerlo anche con un gol di scarto, ma la Lituania comunque proverà a fare la gara, e qui vedremo veramente, secondo un mio parere, pochi gol tra queste due squadre. Per quanto riguarda invece la multipla, quindi la quota 2, ho selezionato i segni 1 di Belgio Galles e Francia Austria e l'under 3,5 di Liechtenstein Andorra. Per quanto riguarda i due segni 1, 1,37 e 1,35, invece per l'under 3,5 abbiamo una quota che è di praticamente, eccola qui, 1,15, per un totale, come puoi vedere, che arriva a 2,13 volte la posta. Per quanto riguarda Liechtenstein Andorra, anche qui siamo in League T e praticamente abbiamo una situazione simile a quella di Lituania Isole Faroe, con Liechtenstein fermo a 0 punti, 1 gol fatto e 7 subiti, e l'Andorra 3 gol fatti e 6 subiti. Come puoi vedere, abbiamo tutti i vari incontri con l'esito under 3,5, quindi per me abbiamo comunque degli incontri massimo con 3 gol all'attivo delle varie due nazionali, quindi penso che anche questa gara ci sarà l'under 3,5 e me la vado a prendere a 1,15 volte la posta. Per quanto riguarda invece Francia e Belgio, la Francia doveva vincere il girone a mani basse, invece è l'ultima a 2 punti con 2 pareggi e 2 sconfitte. Vincendo contro l'Austria scavalcherebbe appunto gli austriaci a 5 punti per poi giocarsi l'ultima gara in Danimarca appunto contro i danesi. Per quanto riguarda questo incontro, per me la nazionale francese è nettamente più forte di quella austriaca. La Francia non può permettersi di retrocedere in League B, quindi penso che potranno vincere veramente a mani basse questo incontro. La quota 1,37 comunque è giusta, è quella che è, e ce la prendiamo, 1,35-1,37, va bene così. La Francia punterà a salvarsi, comunque non punterà al primo posto visto che ormai è impossibile, visto che comunque c'è la Danimarca che se la gioca appunto con la Croazia, quindi segno 1 della Francia a 1,35. Poi l'altro segno 1 per quanto riguarda Belgio che affronterà il Galles. Comunque il Galles
destinato all'ultima piazza e alla retrocessione in League B, e la Polonia che affronterà l'Olanda nel un incontro molto equilibrato che proverà comunque a fare la sua, e il Belgio proverà a vincere questo incontro per poi affrontare l'Olanda in trasferta in ultima gara del girone per puntare al primo posto. Quindi per me l'Olanda proverà a fare un punto e a mantenere le distanze dal Belgio. Il Belgio vincendo andrebbe a 10 e poi si giocherà appunto la prima piazza contro l'Olanda nell'ultima gara di questo gruppo 4 della League A. Quindi per quanto riguarda i due segni 1 e l'under 3,5, la quota è di 2,13 volte la posta. Passando al gruppo dell'Italia, praticamente si andrà a fare sia la quota base che il raddoppio. Quindi parliamo della classifica, abbiamo l'Ungheria sorprendentemente prima a 7 punti, Germania a 6, Italia a 5 e Inghilterra a 2 con 0 vittorie all'attivo e il rischio molto alto di retrocedere in League B. Tutto passerà dall'incontro con gli azzurri che si giocherà appunto venerdì a San Siro alle 20:45. L'Inghilterra affronterà questo match veramente non alla morte, visto che comunque per me questo è uno delle ultime uscite degli inglesi prima del mondiale, quindi non penso che giocheranno veramente assatanati per cercare la vittoria. Potrebbero magari fare un punto, poi l'Inghilterra ospiterà la Germania nell'ultima gara del girone. L'Italia invece ha più motivazioni, l'Italia gioca in casa, l'Italia non andrà al mondiale a novembre, quindi punterà almeno a vincere il girone, cosa non impossibile visto che serviranno comunque 6 punti e la Germania comunque che dovrebbe essere fermata dall'Inghilterra nell'ultima gara del girone. Per quanto riguarda questa gara mi aspetto pochi gol, una gara molto tirata, l'andata se ti ricordi bene è finita 0-0 e quindi penso anche qui il risultato sarà o 0-0, 1-1 o speriamo una vittoria degli azzurri per 1-0 con veramente pochi gol all'attivo. Per quanto riguarda invece Germania-Ungheria, la Germania vincendo scavalcherebbe l'Ungheria andando a 9 punti e poi si giocherà appunto la testa del girone nell'ultima giornata contro l'Inghilterra, sperando che comunque l'Italia batta comunque in trasferta l'Ungheria e fermi appunto questa nazionale magari anche al terzo posto. La Germania può vincere questo incontro, perché no? L'ultimo incontro vinto è il 5-2 contro l'Italia, la goleata appunto dei tedeschi contro i nostri azzurri, quindi penso anche qui la Germania potrà vincere l'incontro. E praticamente la Germania, anche qui la quota dell'over a 1,57, eccola qui, è molto buona, anche se non penso che la Germania faccia tanti gol. Per tutelarmi da questa con questo incontro mi sono andato a scegliere multigol 2-4 che arriva alla quota di 1,50-1,53, quindi si parte dal 2-0, 2-1, magari anche un 2-2, perché no, magari anche uno 0-2, però penso che comunque la Germania non faccia scherzi e possa vincere la gara almeno dal 2-0 in poi. L'Italia per me, l'under 1,65 mi piace molto, quindi multigol 2-4 a 1,48-1,50, dipende il bookmaker che scegli, il raddoppio composto dall'under 2,5 dell'Italia e l'1 semplice della Germania, la quota arriva a 2,03 volte la posta, me la prendo tutta e speriamo almeno anche questa seconda raddoppio di portarlo a casa. Per quanto riguarda invece le gare del sabato mi sono concentrato solamente su una gara, sto parlando di Spagna-Svizzera. Praticamente andando a vedere le classifiche abbiamo una Spagna prima a 8 punti, a seguire il Portogallo a 7, Repubblica Ceca 4 e Svizzera 3. Praticamente la Spagna si gioca il primo posto con il Portogallo, Spagna che affronterà questa gara in casa per poi andare ad affrontare appunto il Portogallo nell'ultima gara del girone, quindi penso che la Spagna proverà a vincere questo incontro con il Portogallo che andrà in trasferta contro la Repubblica Ceca in una gara non tutto sommato facile da vincere per i portoghesi. Quindi penso che la Spagna vincerà questo incontro, e quando ha vinto la Spagna in Nations League l'ha fatto sempre segnando meno di 4 gol, abbiamo il 2-0 contro la Repubblica Ceca e l'1-0 appunto in trasferta sempre contro la Svizzera, quindi penso che anche questa volta comunque la difesa spagnola potrà dare la meglio, potrà fare molto bene, l'attacco spagnolo anche con Morata comunque che sta giocando bene nell'Atletico potrà fare comunque la differenza contro la Svizzera che comunque anche qui è destinata diciamo al quarto posto, si giocherà diciamo il dentro e fuori con l'ultimo incontro in casa contro la Repubblica Ceca. Quindi penso che la Spagna proverà a vincere per blindare il primo posto, per andare comunque ad affrontare la trasferta in Portogallo con 2 risultati su 3. Quindi penso che l'1 della Spagna non è in discussione, l'1 è a 1,42, ma con l'under 3,5 lo troviamo al raddoppio. Quindi andiamo a vedere con le combo, praticamente 1 più under 3,5, andiamo alle gare del sabato e troviamo praticamente la Spagna a 2, quindi eccolo qui, 1 più under 3,5 a quota 2. Per quanto riguarda sempre la quota base, abbiamo sempre Spagna-Svizzera, però mi andrò a tutelare con la doppia chance 1x più under 3,5 con la quota, come puoi vedere che è molto più bassa del raddoppio giustamente, però mi tutela anche dal pareggio per 0-0 e per 1-1 con la quota che abbiamo appunto del valore di 1,45, quindi il range è sempre quello giusto tra 1,45 e 1,75 e mi vado a prendere quest'altra fissa per quanto riguarda il mio metodo dell'antimartingala. Passando rapidamente al metodo di money management, vi faccio vedere il file masaniello. Praticamente questo file masaniello è stato preparato
comunque prima con i vari pronostici al raddoppio, i primi tre abbiamo Belgio, Francia, Liechtenstein, Italia, Germania, Spagna, Svizzera, con i vari pronostici, le varie quote 2,13, 2,05 e 2, e poi le altre tre quote che comunque andranno calcolate e con le varie giocate, appunto le varie proposte di giocata che troverai appunto sul mio gruppo Telegram. Quindi qui ho messo tutte le partite a disposizione, qui le quote offerte dal Bookmakers, qui la cassa, quindi i miei 100 euro di budget, qui praticamente sono i 6 pronostici, quindi uno al giorno dal giovedì al martedì, 2 di esiti attesi, quindi 2 pronostici vincenti su 6. Come puoi vedere là, il rendimento è dell'1,13%, quindi il 13% sul budget finale, con un obiettivo di arrivare a quota 113 euro di profitto netto. Quindi praticamente il primo pronostico andrò a puntare 8 euro sulla terzina Belgio, Francia e Liechtenstein. Praticamente poi, andando avanti con la metodologia, qualora l'investimento dovesse essere perdente, il sistema mi consiglierà di puntare 13 euro, diciamo arrotondati 14 euro facciamo su quest'altro raddoppio con l'Italia, mentre se dovesse essere vincente io potrei anche aumentare il numero di esiti vincenti per cercare di vincere di più. Quindi magari il primo esito vincente nel primo raddoppio ho altri 5 tentativi per ottenere il mio profitto del 13%. Io potrei anche aumentare, digitando comunque questo tasto qui a lunga progressione, mettendo un altro esito a favore da vincere, da prendere, e come puoi vedere dal 13% la percentuale finale arriverà praticamente al 35%. Quindi questa qui è una gestione del money management che porterà avanti su Telegram di giornata in giornata, visto che comunque in base ai vari esiti che si otterranno appunto dopo le varie giornate, andrò a modificare il mio file masaniello per incrementare in modo migliore comunque l'obiettivo finale, quindi il mio rendimento, che potrebbe oscillare appunto dal 13% fino a un massimo del 35%. Ed anche per questo video siamo giunti alla fine. Se sei un appassionato di scommesse e vuoi capire come opero sul mercato, ti consiglio di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per non perderti gli altri contenuti che pubblicherò sul mio canale YouTube, e di seguirmi anche sul mio canale Telegram, dove pubblicherò giornalmente tutta la mia operatività in maniera totalmente gratuita. Se questo contenuto lo hai ritenuto interessante, lascia un bel like per supportare il mio canale e fammi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensi dei pronostici che ti ho fornito. Noi ci vediamo la prossima settimana con il classico appuntamento del mercoledì legato alla Serie A e con altre novità che ritengo molto interessanti. Ciao e alla prossima!